Carissimi amici ascoltatori dell'Umbria e di fuori regione, un cordiale buonasera ad Antonio Caravella e benvenuti su questa emittente televisiva Rete Sole, dove andrà in onda la dodicesima puntata, la trentatreesima da quando abbiamo iniziato questo percorso della trasmissione Panorama Xen. Questa sera non sono solo, a parte gli ospiti che poi presenterò, abbiamo con noi Stefani. Buonasera. Benvenuta. Mille. Nella nostra squadra. <ride> Spero che ti diverta. Eh? Perché noi abbiamo questo obiettivo: divertirci, però far conoscere allo stesso tempo ai nostri amici ascoltatori le discipline sportive delle società affiliate allo Xen. Io sono molto contento di essere qui. Perfetto, bene, bene. Allora, ci troviamo presso la palestra. Italy CKA di Perugia via Piccolpasso e passo subito a presentare diciamo gli ospiti, l'ospite di casa che è Mattia Lorenzi, che è il presidente dell'associazione sportiva direttistica Itali CKA. Mattia, buonasera. Buonasera a voi. Grazie innanzitutto per l'invito e un ringraziamento anche per l'organizzazione di questa puntata. Grazie a voi, grazie a voi di essere qua. Allora, e... Facciamo conoscere ai nostri amici ai telespettatori la palestra Italy CK di Perugia di Via Piccolpasso. Sì, la nostra associazione sportiva Italy CK significa Italy Chinese Kung Fu Association, è una palestra che eh, sviluppa la promozione delle arti marziali, specialmente le arti marziali cinesi, ma non solo anche gli sport da combattimento. Ci troviamo a Perugia in via Piccolpasso e siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nella nostra associazione ci sono diverse discipline sportive che fanno parte della grande famiglia del Kung Fu, come ad esempio lo Shaolin, eh, il, il Tui il Tai Chi e anche il Sandai, il combattimento libero cinese. Bene, mi scuserete se qualche pronuncia di queste arti marziali non le farò bene, ma da tutti Mi ricordo che ci siamo abituati voi, no? comunque. Eh, <ride> giusto? Grazie, oh, grazie, grazie. Allora, eh, mica c'è solo Mattia alla palestra Italici. No, che c'è sì. anche uno staff Assolutamente importante, sì, ci sono tantissimi eh. maestri, eh. Eh, ci sono maestri che sono qui dentro anche da prima di me perché questa palestra è stata fondata da un, dal nostro maestro Giuliano Fulvi, che eh, purtroppo non c'è più, però eh, tantissimi anni fa, nel 1976, quindi eh, portiamo avanti quello che diciamo, lui eh, ci ha tramandato, ci ha insegnato. E non solo io ma quindi anche altri maestri sono presenti qui all'interno c'è il maestro Massimo Contardi che non è qui presente oggi ci sono altri maestri come ad esempio il maestro Luca Torcolo che è qui presente che portano avanti con dedizione e con grande eh, voglia le nostre attività sportive bene allora anticipato ti ha presentato iniziamo con un componente importante dello staff della Italy CK che è Luca Torcolo, che è il presidente della Tai Chi Therapy. Pronunciato Buonasera bene, a tutti. Luca? Benissimo. <ride> allora ho superato è quanti la, la la prima fase. siamo all'inizio, però eh, abbiamo una fase. La cintura bianca l'ha ah. presa. Ok, perfetto. Devo arrivare a quale livello? <ride> Almeno andare... alla nera, dai. Alla nera. Alla okay. fine. Ah, Quasi la, fine, Quasi la, la fine. fine. Luca, allora, presidente della Tai Chi Therapy. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cos'è, in che cosa consiste questa disciplina sportiva? La Tai C Therapy è nata nel 2015, eh, è un'associazione sportiva SD eh, dove promuove diciamo, questa ginnastica del Tai C a delle persone che, de che hanno disturbi del movimento. Quindi collaboriamo insieme con l'associazione del Parkinson di Perugia, eh, in collaborazione anche con l'azienda ospedaliera di Perugia e portiamo avanti questo progetto e speriamo di portarne avanti ancora altri. E di andare avanti così bene. Allora, Luca ha anticipato un argomento molto importante che poi Mattia riprenderemo nel sì. corso della trasmissione della puntata. Allora, e tra le arti marziali dobbiamo parlare anche di kickboxing, anche perché tu mi sembra, no, Stefani, l'hai no? frequentata, l'hai fatta questa disciplina sì, sportiva. Eh, proprio avuti. qui? Proprio qui? Sì. Quindi, quindi giochi in casa, diciamo, dai. Eh? Ho dai. iniziato questo percorso due anni fa. Ah che Attualmente un attimo stoppato, e ho avuto la fortuna di conoscere il maestro Gris. Oh, bene. E sinceramente all'inizio ero un attimo spaventata perché, comunque, quando entri vedi tu, cioè sei spaventato, no? La donna avevo paura comunque di prendere qualche colpo, di farmi male. <ride> Invece? E poi invece effettivamente è mi è piaciuta tantissimo, modo. mi sono trovata molto bene, ehm, ho creato quasi una famiglia, mi sono sentita coinvolta in famiglia e nell'arco di poco tempo, anche se ho iniziato tardi perché non, era, non ho mai fatto un percorso sportivo a livello di combattimento e niente, ho visto dei risultati che spero in un futuro. Eh. Di riprendere, di riprendere, di andare avanti. Eh, bene, bene. Quindi vuol dire che hai trovato anche degli istruttori qualificati, dai. Molto bravi, no? Gli istruttori eh. qualificati. Ok, perfetto. Allora, tirato un ballo, allora ci abbiamo Driss Karim, che è maestro di kickboxing della Trim Driss Italy CK. Buonasera eh, Driss, Buonasera. io lo del tuo, eh, Permettetemi, sì. perché mi sento anche io eh, a mio agio con Mattia, va bene. Eh. Eh? Sì. Bene, bene, Allora, eh, Driss, maestro di kickboxing, è mica hai detto, vedi, come ha anticipato Stefano, che il kickboxing è una disciplina soltanto per uomini, anche per le donne. Eh, sì, è uno sport, è un contatto diciamo di contatto pieno e sì. anche contatto leggero. È uno sport fatto per tutti, sia per i donne che i bambini, che, diciamo, anche per eh, gli adulti, per, certo. è uno sport per tutti. diciamo. Qui lo possono, fare, lo possono frequentare diciamo, sì, eh, sì. come difesa, soprattutto io stavo dicendo proprio ai microfoni spenti con, con Stefani, no? in un momento in cui purtroppo sentiamo Mattia quello che sta succedendo no? alle donne. Una autodifesa personale sì, sì. è anche una, una è sicurezza uno che dà a, più sicurezza diciamo a, alla persona. Alla certo. persona. Ok. Sì. Certo, va utilizzata chiaramente nella maniera corretta giusta. e giusta. Eh, dico sì. bene, Driss? Eh, sì, sì. Eh, no, perché dobbiamo lanciare questo messaggio. Un'autodifesa eh, che va usata sì, nel sì, momento in cui hanno, eh, la persona si, si, si sente in pericolo e nel bisogno. Certo. Bravo. Ok, giusto? No? Sì. Ma questo perfetto. è quello che insegnano poi tutte le arti marziali, eh? perfetto. Comunque serve come difesa eh, personale, non come attacco, diciamo, certo. certo Quindi questo è importante. E allora, Jimmy, buonasera. Jimmy Fattorini, buonasera, maestro di Krav Magen della Italy CKA. Allora, sì, ma esatto. io lo sono cioè, King boxing, mm. tai chi, questa invece è Craft Magen e che roba è? Krav Maga, esatto. Scusa, eh, non perché io, io non me ne intendo, quindi ti chiedo. Sì, di che cosa si occupa Stasio di che cosa fa? Krav Maga è un'evoluzione del Krav Maga, praticamente è diciamo, l'essenza della difesa personale. Nasce appunto il Krav Maga per l'esigenza di trovare, più che un'arte marziale, un sistema di combattimento rapido ed efficace, appunto per potersi difendere in situazioni molto pericolosi in situazioni mh, da strada. E poi in seguito, visto che il Krav Maga poi viene sviluppato sotto un ambito prettamente militare, eh, c'è stata un'evoluzione, quindi il Krav Magan, che ha portato questo sistema eh, ad un percorso per i civili, quindi certo. adatto a tutti. Eh, adulti, bambini, uomini, donne, soprattutto indicato per le donne. Appunto per una difesa molto, eh, poi molto mediamo, efficace vediamo delle immagini anche eh, relativo quindi è un sistema di difesa. Mi sembra se mi sono documentato bene con regime, Jimmy, di origine israeliana esattamente l'origine sì. eh, è israeliana, eh. Eh. E... Eh, eh, in altro grado in più, bravo in non dalla più. bianca <ride> passo alla blu, ok <ride> perfetto. <ride> Vabbè, scusaci sì, l'origine è israeliana. E sì. Noi siamo una delle sole due scuole in Italia. Che eh, siamo riconosciuti dall'Università di Israele, dal The Academic College Wingate. Addirittura Sì. Oh, okay. quindi un lustro per noi e per la palestra per la di CK dove noi siamo eh, con i nostri corsi presenti già da qualche anno. Bene, ho altre domande poi, Jimmy. Eh. Allora, adesso eh, abbiamo parlato di maestri, istruttori, però anche gli atleti. Hanno la loro importanza Mattia, giusto? sì. Stasera ne abbiamo, ne abbiamo due. Di, abbiamo, di livello poi. Esatto, e di e che livello poi? Ilias Karim, che è l'atleta della Team Driss Italy CK. Salve, buonasera a tutti. Buonasera Ilias. Allora, eh, Mattia ha anticipato, e di che livello? Quindi vuol dire che... che sì, ora... Combatto, guarda verso la telecamera, grazie. Ora combatto da professionista, da ormai un anno. Combatto in vari punti d'Italia, hanno iniziato a combattere anche combattimenti internazionali e ho da poco fatto un incontro il 26 novembre, un incontro vinto appunto, e il 9 dicembre avrò un incontro internazionale a Savona, un grande torneo e speriamo bene e Senti, posso chiederti, Elias, come è nata questa passione per questa disciplina sportiva? Eh, la passione è un po' in famiglia perché qui il maestro Dress è mio zio. Ah, ecco, è tutto in famiglia, eh, capito? È anche <ride> <ride> <tocco> in casa. <ride> in casa eh. E vedendo eh. la passione che aveva il maestro di insegnare, la passione che mette nell'insegnare agli atleti, sin da piccolo ho visto, vedo sempre i suoi incontri, eh. vedo come salivano anche i suoi atleti, ho detto perché no, proviamoci. Infatti mi è piaciuto e sono ancora qui a praticarlo. Eh. Dris, ma è veramente bravo Irias? Sì. Allora possiamo dire che l'allievo ah. può superare anche il maestro, eh? Sì, <ride> sì. sì. Eh, l'allievo può il Luca? maestro, eh, non è un grande questo, maestro. Questo, questo <ride> 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 Però in questo caso qua, righe, si sta comportando bene, sì. eh? sta dando tante soddisfazioni. Sì, molto, molto. Ma te l'aspettavi Dris? Eh? Allora, eh, sinceramente, sì, guarda, eh, eh. su questo sport inizia come divertimento all'inizio okay. e poi mh, come difesa personale anche. Poi alla fine vieni fuori sempre un campione. Certo. Non tutti diventano campioni, però piano piano vede il ragazzo che va avanti, aspetti sempre qualcosa di buono da lui. Certo. Sì. Allora Stefani, è stato il tuo maestro di boxing, no? Sì. mi sembra aver capito. Adesso è maestro di Ilias, quindi è un campione veramente bravo perché tira, tira su delle, dei campioni. Assolutamente sì. Eh, tu hai avuto modo anche poi, no? Eh, di stare con lui quindi ci mette tanta passione. Assolutamente Driss, sì. Eh? Eh, comunque eh. Driss insegna ai suoi allievi, ma come penso tutti gli altri maestri, che non ho avuto l'opportunità di um, frequentare le lezioni, però ho scelto uh, la chicca. Uh, il maestro Dis uh, mi ha insegnato molte cose, tra cui la disciplina, uh, il rispetto, il um, Sembra strano anche il pensare prima di parlare, no? Quindi in qualche modo sono quelle discipline che eh, non controllano l'impulsività. Bene, certo. E, Quindi ti formano anche a livello caratteriale, no? Dico bene, giusto Driss? Sì. Eh? Sì. sì. Questo sport serve soprattutto per questo. Perfetto. Sì. Bene. E allora un altro atleta che non ci non si fa mancare il medagliere è Davide Bolletta, che è l'atleta della team Driss dell'Italy KA. Quindi voi di Stati Madrid, ragazzi, eh. Forna campioni, eh? Sono forti. Sono forti. Sì, sì, sono molto bravi, molto eh. bravi, eh. determinati, eh. eh, si allenano sempre con costanza, sono dei ragazzi veramente disciplinati tantissimo, cioè... Davide, allora, bravi. come va? Eh. bene. Se sei allo stesso, livello, lo stesso livello di Ilias, o sei ancora più bravo? No, ancora prima di arrivare all'Ilias. Ah, eh, ci vuole tanto allenamento. Eh, vabbè, piano piano no? ci piano, piano ci si arriva. Sì. Eh, certo. Con un maestro come il nostro ci si arriva. Vedi? vedi visto? Eh, hai capito che è sviolinata stasera, il sì, eh. maestro? <ride> eh, eh, Beh, e se lui? parla male e gli fa fare i piegamenti. E eh? eh. eh, certo. Se eh? cioè, come è nata anche a te la passione per il kickboxing? Più che la passione eh. è stata una necessità: la necessità di cambiare, di acquistare sicurezza. Ah, ecco. vedi. Eh. Non, non è stato un voglio iniziare a fare kickboxing, è più una necessità: necessità di acquistare più sicurezza a me. Come posso farlo? Questo è uno sport che ti aiuta. Eh, infatti, il maestro ci insegna non solo a livello tecnico come diventare forti le tecniche, eccetera. Ma anche a livello mentale, come gestire la situazione nel ring, una situazione che è eh, in intensa diciamo, a livello emotivo. E su questo è un maestro molto, molto bravo. Il è, migliore è, che il è riuscito. E il maestro, è il maestro severo, severo, che pretende? Beh, diciamo che maestro deve essere eh. severo mh, finché c'è. Diciamo, L'atleta deve migliorare, diciamo, in alcuni aspetti. L'atleta deve migliorare e il maestro deve richiedere alcuni miglioramenti. dall'atleta. Eh. se senti, non ci sono, eh. senti I, I, Ilias e, e Davide. Fate conto che non ci sia il maestro stasera, da no, trasmissione. Ma quali sono i suoi pregi e i suoi difetti? Ce l'avrà qualche difetto? Eh? Fino adesso vedete i pregi. Ecco. Ecco. I pregi il maestro ce ne ha molti, eh. e i difetti? I difetti. Eh. Quale può essere un difetto? Che troppo. pretende troppo? Non lo so. No, non pretende troppo, perché ah. se non pretendeva così troppo, io non sarei qui a combattere ah. professionista. Ah. Ma sinceramente. Ma non è un difetto, però. Lui richiede molta. in palestra richiede molta educazione ah. e ah. rispetto. E gente che viene qui per fare fanfaroni oppure fare i grossi, eh, i soliti bulli. Il maestro non li vuole qui Bene, ovviamente. E questo Infa. è il grosso pregio, eh, sì, anzi, sì, non Oppure, sì. eh, gente che arriva in questo modo, eh. maestro se Severo com'è, li cambia, li fa diventare gente educata, rispettosa. Vedi? E, e niente. Davide, d'accordo? D'accordissimo, perché in palestra deve esserci rispetto, prima cosa. Come nel ring, spesso questo sport viene visto come uno sport molto cruento, dove regna la violenza. Invece, l'in contrario. Questo sport, come avete detto voi prima. Aiuta a gestire l'impulsività, è la prima cosa che ti insegnano a utilizzarlo come difesa, non come attacco, certo, eh, soprattutto fuori, diciamo, fuori da, dalla, dalle competizioni. Certo. è uno sport che insegna disciplina, la cosa più importante. Ecco. Senti. Ma vi è capitato di arrabbiarvi con l'arbitro che magari eh, non è stato così bravo nel valutare. Beh, capita molto spesso che beh. alcune gare siano, ci può essere sempre quella preferenza da parte dell'arbitro perché magari combatte, eh, combatti contro il ragazzo del, dello stesso team che ha organizzato la gara. Ah, ecco. Però diciamo Un che... Un po' casareccio, eh, insomma. Eh, eh, nessuno vuole fare mai l'arbitro, esatto. diciamo la verità. <ride> beh, io l'ho fatto ragazzo <ride> e ti dico non è facile. No, immagino, beh. eh. Però io Qualcuno sono dei l'idea alla fine conta il match che hai svolto, non tanto il risultato. Se eh. hai fatto un bel match ma hai perso, comunque hai fatto un bel match. Vabbè, ah però se Elias è più forte dell'avversario, c'è poco da fare. Sì, L'arbitro che può sì, fare? Sì, giusto, sì. Elias? Che, che può fare? Può Fa poco, eh? eh. Volevo dire: l'evidenza, evidenza. Giusto, Perché quindi volevo dire. Anche David eh. ha fatto KO, no? Sì, ha sì, sì, fatto KO. punto. Ah. Eh, KO dire quindi che sì, tutti eh. due. A e due. E allora l'arbitro eh, eh. che c'è poco da fare, cioè, decreta eh. il KO, giusto, la esatto, sconfitta esatto, dell'avversario, esatto. no? C'era eh no. eh, eh, da fare altro, penso. Quando c'è il KO è schiacciante, quindi si scherza, eh, eh. eh hai capito? Davide, invece tu hai altri match programmati? Irias ci ha detto il suo prossimo, invece il tuo? Il mio eh, sarà il 16 dicembre. Il primo match all'estero in Svizzera. Maestro mi ha dato questa Grazie. opportunità e... Momento di... È che mi porta i soldi in Svizzera. Hai capito, hai capito <ride> che fa ma hai capito? Eh, Vince i cosi, vai in Svizzera. paga <ride> eh, un po' con le tasse. <ride> <ride> e vince, 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 vince il torneo, è triste. È in cassa. È vero? <ride> no, bocca al lupo veramente perché Grazie. so che... Beh, impegnativo eh, se, se devi allenare sì. tutti certo. i giorni praticamente. Certo. Quante, ecco, quante ore vi allenate al giorno? Eh, noi ci alleniamo un'ora e mezzo anche un'ora e mezzo bella intensa diciamo allenamento certo. molto intenso certo e quindi, vedi. sono mm. ragazzi umili eh. un'ora e mezzo qua dentro ma io li ho visti no, si allenano tantissimo sì, vanno a correre ma la mattina dopo esatto. allenamento addirittura ah, sì, eh? si allenano diciamo, tutti, i cioè, tutti i giorni scusate ma ve lo devo chiedere per capire ma lo volete fare come professionismo questo tipo di attività cioè volete cioè, perché mi sono capito che Elias eh, ci punta sì, molto sì, quindi sì. diventa un lavoro a tutti gli effetti Elias, no? cioè nel senso sì, io punto a diventare campione eh. e, e infatti sin da piccolo da quando ho visto quando sono entrato nel giro di questo sport il mio obiettivo è puntare al glory a, in un circuito molto famoso e ben redditizio eh, e, e vedi? punta certo, qui certo. quanti anni hai? Scusa, Elias, no? io ho 19, 19. tu invece Davide? 20. 20. E tu nella vita fai altro però? Cioè, sì, io lavoro. Lavori? Lavoro. Ah, e riesci a combinare lavoro con lo sport? Allora, diciamo quando qualcosa ti piace, devi essere disposto anche a fare dei sacrifici ovviamente certo. per passare di livello e stare al passo con gli altri atleti. E Sì, diciamo che esco dal lavoro e mi alleno. Esco, cioè lavoro e mi alleno, faccio queste due cose il sabato e la domenica trovo tempo dopo l'allenamento per uscire e divertirmi con gli amici. Certo. Dirisse, c'è cioè dei ragazzi eccezionali, oltre che essere sì. atleti, dei bravi ragazzi. Io di solito in palestra non, faccio, non eh. ho mai fatto complimenti ai ragazzi, eh. però adesso veramente vi faccio i complimenti. Mi eh, sì. sì. cioè, hanno allora. fatto due incontri molto, molto bello, bello, bello. Eh. Sì. Mattia, ascoltando le voci di questi atleti, che oltre che essere già ragazzi uomini atleti sono anche veramente maturi perché hanno quel senso esatto. eh, di appartenenza, cioè, mh, mh, veramente vedo sì, che lo hanno fanno trovato proprio la loro hanno strada, rispetto, giusto? Sì, 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 assolutamente sì, ecco. hanno trovato proprio la loro strada secondo me, sulla ecco. kickboxing sono molto bravi, eh, ma anche l'affiatamento che c'hanno fra di loro, coi compagni, io li vedo insomma. Eh, si aiutano, aiutano anche gli altri si allenano sempre eh, con costanza e questo è importante e questa è una bella collaborazione con la, la sì. team Driss con ma Driss è con noi ormai da otto eh, anni 8 sicuramente Qui si trova cioè, bene, se non sì, sarebbe restato sì, 8 sì, anni sì, no, sì, sì, penso di sì insomma è so <ride> Driss sì, 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 eh, sì, beh, sono 8 anni no? sì. <ride> Non è che li fa, si fanno eh, così bravo, facilmente, eh? Dopo hanno anche l'aperitivo. Eh, eh, eh ci eh. credo. <ride> <ride> Comunque, Matti, anche questo fine settimana ho saputo eh. che è stato un fine settimana di medaglie anche per i tuoi ragazzi? Sì, assolutamente eh. sì. Questo fine settimana ci sono stati i campionati nazionali di Kung eh. Fu, di arti marziali eh. cinesi. Quindi sono stati poi qui organizzati proprio da noi, dalla nostra associazione sportiva qui al Palabarton di Perugia. È stato un evento veramente. Veramente grande perché sono intervenuti oltre 500 atleti, quindi sulla nostra disciplina, che comunque non è uno sport come eh, il calcio, il basket o la pallavolo, sport importanti eh, di livello, ma anche sport eh, così di, come il nostro, ha, hanno creato un movimento comunque tra accompagnatori e pubblico, oltre mille presenze al giorno, sui due giorni di gara che erano sabato e domenica. Quindi, comunque, è stato veramente importanti, anche la nostra scuola si è difesa benissimo, noi abbiamo portato tanti ragazzi, anche bambini più piccoli, noi iniziamo qui le attività dai 4 anni in su, quindi insomma abbiamo portato anche eh, tutti diciamo, i ragazzini piccoli, bambini, eh, circa 50 atleti abbiamo portato noi in, eh, in competizione e chiaramente sì, ci sono state tantissime medaglie tra i primi posti, i secondi posti. Ragazzi che comunque hanno fatto esperienza, hanno, si sono messi in gioco, hanno diciamo, cercato di eh, creare anche eh, nuove amicizie con eh, persone e eh, atleti che venivano da tutta Italia, sono intervenute veramente quasi tutte le regioni d'Italia, eh, addirittura anche dalla Sicilia, dalle isole, quindi, Comunque è stata una competizione veramente eh, di tutto rispetto, organizzata secondo me anche da quello che dicono poi le altre società che sono intervenute in maniera efficace, da tutto il nostro staff. E io penso che anche, le altre, eh, anche, no, no, dico anche eh, i ragazzi, gli atleti stessi che sono intervenuti si sono trovati eh, bene e hanno dimostrato proprio eh, di essere... Eh, di aver superato quella che è un po' l'emozione di una gara che, che non è facile per tutti entrare su una pedana, sei da solo magari devi fare delle tecniche eh, con tutta la gente, che, eh, il pubblico che ti guarda ma devo dire che tutti i nostri atleti si sono dimostrati buoni cioè hanno fatto un'ottima un performance Quindi due giorni, sì. due giorni eh, che si sono svolti presso il Pala Barton di Perugia con il patrocino ovviamente del Comune di Perugia. Sì, grazie perso... al Comune di Perugia, quindi all'assessore allo sport eh, che comunque ci sostiene su tutte le nostre iniziative in maniera veramente efficiente, ma grazie anche all'ente di promozione sportiva Loxen che ci ha esatto. dato eh, la possibilità di realizzare tutto ciò, perché non, non basta solo eh, la nostra Associazione, il nostro sforzo, ma anche quello de, delle istituzioni. 31esimo campionato nazionale di Kung Fu, CK è giunta la sua 32esima edizione, abbiamo detto, sì. però. Eh, non dobbiamo anche dimenticare la collaborazione con la TAICI. In collaborazione con la TAICI Therapy. La -chi veri, therapy bravo, 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 bravo. Ho, ho studiato. <ride> eh. In collaborazione con la TAICI Therapy, perché la Tai Chi Therapy all'interno del nostro eh, campionato eh, organizza, ha organizzato eh, l'undicesimo TAICI Therapy Tournament, che è dedicato poi a persone eh, che hanno eh, disturbi del movimento in genere quindi anche eh, persone con disabilità e questo è molto importante perché noi eh, sia eh, come eh, struttura proprio ospitiamo anche eh, persone che eh, hanno queste eh, tipologie di patologie e cerchiamo in qualche modo di eh, aiutarli a, a vivere meglio e a portare avanti eh, diciamo, questa attività collaterale con il Tai Chi. Ok, allora Matti, adesso la, la regia... Sì. Ci chiama la pubblicità, ma c'è anche Aurora che si è aggiunta alla regia che col cartello sì. dice pubblicità! l'Aurora c'è sempre. L'Aurora è, eh certo, è importante, è tu parlai dello staff, no. ecco, anche Aurora eh ha il suo compito importante, poi ne parliamo, eh. va bene? Certo. Allora, dato che Aurora ci ha fatto segno che c'è la pubblicità, noi ci atteniamo a quanto ci ha detto Aurora e mandiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Grazie. Benvenuti nel mondo di UniWeb Campus, la rete all'avanguardia delle università digitali. Nel cuore di Bastia ti aspetta la nuova sede, uno spazio moderno dove l'apprendimento prende vita. I nostri tutor esperti saranno al tuo fianco. Nel campus di Bastia, sede esami di tre prestigiosi atenei digitali, Unipegas, Uni Mercatorum e Unisan Raffaele, insieme alla Coding Factory Aulab. Troverai una gamma completa di opportunità formative, con ben 72 corsi di laurea e oltre 100 master, un supporto costante verso il traguardo del successo, la tua laurea, un iWeb campus e il trampolino verso il futuro che meriti. Iscriviti oggi e rendi in realtà il tuo sogno accademico. Bene, eccoci rientrati in diretta e continuiamo con i nostri ospiti. Allora, Mattia, dicevamo che l'importanza di avere uno staff professionale disponibile, ok? Anche la segreteria, abbiamo nominato Aurora. Ma Aurora ha un compito importante. Aurora è veramente un ottimo, un ottimo compito perché è quello di eh, aiutarmi durante la gestione proprio del, del torneo. E gestire 50 società sportive e 500 oltreatleti non è facilissimo, eh, anche perché eh, nel nostro sport si fanno tantissime eh, discipline, come dicevo prima, quindi ci sono discipline eh, che si chiamano di Taolu, di forme, ovvero che si fanno individualmente, eh, e discipline poi di combattimento. Quindi un atleta può fare anche diverse discipline. Quindi è chiaro che la mole di lavoro per noi, per gestire tutti questi spazi, è veramente importante. Considera che in gara abbiamo eh, allestito ben sei aree di gara. Quindi in queste sei aree di gara eh, c'erano ogni postazione, ogni area eh, faceva una disciplina diversa. Sì. Quindi è veramente difficile, non solo eh, a livello di segreteria, che allora è stata bravissima, ma anche a livello di arbitraggi, dei giudici di gara. Considera che noi ci abbiamo una pool arbitrale di 40 arbitri, eh, comprese anche le giurate e quindi è veramente eh, difficile mettere insieme tutte queste persone e farle lavorare in modo ottimale fra di loro. Però devo dire che la nostra organizzazione ormai eh, sono 30 anni che portiamo avanti questi progetti eh, sia a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, Se ripartiremo e siamo ripartiti l'anno scorso a maggio. Ma quest'anno nel prossimo evento del 2024 faremo una grande, grandissima eh, competizione, un World Open Championship dove inseriremo all'interno non solo le arti marziali cinesi, quindi il Kung Fu e il Sanda, ma anche la kickboxing, Beh. con il supporto chiaramente eh, di Karim e dei suoi atleti e delle sue conoscenze comunque sia a livello eh, nazionale che internazionale. Quindi, sarà veramente una, due giorni di gara molto intensa, molto importante. Verranno atleti da veramente varie parti eh, del mondo. E già qualcuno mi sta contattando per, eh, per partecipare. Quindi Penso sarà veramente un'edizione importante per la città di Perugia soprattutto Bravamente. perché molte di queste persone che vengono chiaramente aiutano quello che è il turismo ma anche l'economia locale. Bravamente. E questo è veramente importante perché restano qua, soggiornano nelle nostre eh, aree ricettive eh, e ovviamente guardano e vanno a visitare la nostra eh, splendida città. World Open Championship, ma tanto voi siete pronti, siete vaccinati ormai Sì, non... noi... È vero? Ormai, è Luca. Ormai. No, ormai... Sì, sì. Eh? Come no? Luca poi è eh? il presidente della è anche uh, un ottimo eh? uh, aiutante per eh, sì, uh, allestimento vero. e Bello. disallestimento. Grazie. C'è <ride> <ride> tutta la squadra. Sì, eh? è vero. Allora, ottima organizzazione. Allora, è organizzazione. Allora, mentre parlavi io invece, Gianluca, Francesco, osservavo Davide che si, si sistemava il capello mentre invece Elias, vedi, non c'ha problemi perché no, Elias <ride> è tagliato <ride> i corti, invece, invece Davide ogni tanto faceva così sul capello, eh, sono un pochino invidioso, capisco <ride> che non ce l'ho, quindi, eh? eh, è una battuta, eh, no, esatto. eh? Quando... che ce l'ho, eh sentiamo, è meglio bravo, con... beh. sul kickboxing no? quando si fanno i combattimenti, è meglio avere i capelli o no? questa Oppure... è una domanda interessante, perché eh. allora quando si combatte... A, una livello le... Le... Eh. a livello di... Eh. Eh. Tantistico c'è il caschetto quindi li mangi indietro eh, e non danno fastidio vedi? al massimo esce qualche ciuffo ma quando combatti a livello professionistico come è stato questa domenica è stato un pochino un problema perché i capelli vanno sugli occhi quando c'è il sudore oh perché scusa dobbiamo eh, precisare una cosa in campo professionistico il caschetto non è non c'è caschetto, caschetto né paratibia, solamente eh, ovviamente conchia che sarebbe per sì. proteggere i genitali okay. e paradenti, che è quello che voi fate attualmente, giusto? È sì, quello che facciamo attualmente. Ok, perfetto. Mentre invece quell'altro, diciamo, uno sport un pochino Cioè, più in boxing, ma a livello è... diretti sì, diciamo è un pochino più c'è cioè, più sicurezza. No? Più sicurezza. Esatto. Quindi esatto. c'è le oh, protezioni, c'è il corpetto, c'è il caschetto, c'è il paratibia, perfetto. il parapiede, cioè perfetto. comunque sono diciamo delle protezioni. Eh, Importanti per chi fa a livello dilettantistico, un po' per la sicurezza anche degli atleti. Certo. Quindi Dris, eh, eh, diciamo quali sono eh, chiamiamoli così per fare kickboxing gli elementi indispensabili. Cioè, oltre ai guantoni, guantoni a livello professionistico parlo io. Eh? Allora, sorringa a Combatti e, e la fasciatura da professionista in esempio, i paradanti... Quella racco... gliela, fa, gliela fai te? Sì. Ah, sì. Per capire, Poi c'è anche il corso per, fa, per imparare la fasciatura, non, ah, è ecco, eh, vedi, vedi, sì, non è una sì, cosa facile... Perché non è una cosa così, un importante, molto importante. Eh, certo. E con chi ha paradanti Basta. i guanti? I guanti. Sì. Senti, posso chiedere ma quanto costa un'attrezzatura del genere da professionisti per... Allora, quanto? Eh, sì, un professionista spende prima... Normalmente guadagna qualche soldino, ma poco, eh, non parlava né come calcio. Eh, certo, eh beh, cioè Però spendi che... sempre, diciamo come i che... fasci, va, va comprati. Questi la usi okay. una volta, la tagli e la butti via. C ah, ecco, vedi? certo e Non è che la puoi riutilizzare no, per un attimo? No, perché incontro. va fatta con eh, nastro midico e queste certo. cose. E guanti, eh, per fortuna, adesso li stanno a passare agli ah, ecco, per Sì, per perché fare. magari con gli sponsor. riescono certo Senti, ma mm, a livello professionistico un atleta che arriva a certi livelli, ecco, e quanto, quanto può guadagnare? Allora, ah, delle cifre non posso... No, anche perché lui sta pensando esatto, di cambiare di il team, esatto, eh? Eh? Certo, sta a di entrare, entrare in team. No, giusto, no. già lui, voglio entrare Puoi in team, Vuoi sapere in quanti soldi guadagno, perché lui eh, vuole incominciare eh, a fare eh. di fare il giornalista, venga a fare, Vuoi no? a fare? Eh. Piano piano, perché eh. no, è dura, eh. Se io dovessi sì, iniziare, chiaramente, quanti ci avrei da fare, come faccio? Prima di arrivare a mattina, a livello loro... Vabbè, a livello loro... Già stasera sono arrivato alla Pre come cintura. Blu. Alla blu e va bene domande? vuoi fare qualcuna? Vai. io, vai, vai, sì mm -hmm. è um, una domanda un po' ambivalente nel senso che uh, mi sono un po' informata bene. ho visto che comunque il maestro Driss e anche Ilias se non sbaglio sono andati a fare delle presentazioni nelle scuole o sbaglio cioè nel sì. nel, ah, um, nel Kravmagen no? quello che pensavo io, perché non portarlo anche all'interno delle scuole dove ci sono tante adolescenti che comunque iniziano il loro percorso, nel senso le uscite con le amiche, eh, Jimmy, Cioè, come si potrebbe eh, in qualche idea. modo trovare cioè, una... Jimmy, hai visto le domande? Tu ti aspettai ah, domani, sopra... ah, ma siamo ah, preparati eh, noi, eh. <ride> eh. facciamo <ride> un appello. No? Ma sì, è appunto, eh, però, <ride> appunto certo, no, magari è l'occasione <ride> giusta è, che, qualcuno, è che qualcuno ci vede, qualche preside magari interessato per portare questa attività anche nelle scuole bravo. che noi bravo. in passato eh, abbiamo fatto qui a Perugia, eh, però ecco, ci sono state sempre delle difficoltà importanti, eh, però l'idea sarebbe bellissima e noi siamo eh, aperti a questa a quest iniziativa. Certamente, assolutamente, certo, molto certo, certo. importante certo. Luca, perché non è semplice di aprire e sport... la porta anche, anche, anche anche, come eh, sempre certo. eh, eh, certo. le istituzioni in questo caso quelle scolastiche, esatto, sì, esatto. esatto così. e posso fare l'ultima eh, domanda per, eh. di curiosità no? eh. 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 abbiamo nominato anche altri sport come il calcio, il rugby eh, no? eh. che io ho visto le partite anche le, um, dei bambini no? sì. secondo voi è una domanda generica perché, comunque, quando si tratta di iscrivere un bambino eh, a fare uno sport da combattimento i genitori molte volte sono resti nel senso sono spaventati, no? Che si possano far male, che mh, non sono convinti perché all'inizio forse cioè, ho visto che si lavora molto sul carattere, sulla disciplina e quindi forse non, non avere quel, quel risultato, no? Non, cioè, io ho seguito sia le gare che i match, come sono andata alle partite di calcio. Ho visto anche la differenza nella tifoseria, comunque l'educazione, l'esultare senza andare a offendere l'avversario o i genitori dell'avversario. E, e quindi sono più tranquilli a mandarli a fare questi sport, che io eh, comunque sono tifosa e sono molto contenta, che eh, praticare uno sport eh, da combattimento. Io, per primis, sì. eh, sono stata una che ha potuto farlo verso i 25 anni, quasi convincendo mia madre, che era molto spaventata. Che... Assolutamente, infatti, alla base di, di, di questa di quest idea c'è appunto il pensiero di un genitore che approcciarsi eh, ad un'arte marziale, ad un sistema di combattimento, alla difesa personale, sia un qualcosa di violento, di pericoloso. pericoloso. E invece, l'idea è totalmente sbagliata, cioè ci si approccia all'arte marziale, eh, a qualsiasi essa sia, non facciamo distinzioni, o alla difesa personale appunto per formare un carattere, per avere delle regole, per capire eh, il rispetto prima di tutto tra le persone. E difficilmente noi abbiamo avuto incidenti eh, all'interno dei nostri corsi, all'interno di questa struttura che, eh, ripeto, ci sono da anni mai si sono verificate incidenti gravi e poi dopo magari eh, sotto il punto di vista diciamo tra virgolette della violenza la vediamo più una domenica allo stadio che in palestra a fare un'attività del genere certo Luca allora ecco. abbiamo parlato del Tai Chi no? ma cosa ci insegna il Tai Chi? Eh. diciamo che il Tai Chi è uno stile interno della, della Cina sì. Okay. E viene praticato da tanti anni, era uno sport a combattimento, e ora viene visto più come una ginnastica di, eh, non una riabilitativa ma una del ginnastica di impegnativa di, del benessere mm. e quindi questo, questa cosa viene vista come anche per curare le persone, per sistemare insomma, la, la postura e tutto quanto, è una ginnastica sì. molto di stretching. Io, però io ho letto anche che il Tai Chi serve anche, può aiutare a calmare sia la mente che a migliorare eh, sì. la concentrazione, no? Esatto. Dico bene? Sì, sì, sì. Quindi anche degli aspetti insomma, no? e energetici, chiamiamolo così, no? Sì. Perché è vero, perché io ho letto che ad ogni azione corrisponde anche una reazione esatto. dei movimenti, no? Ok, quindi, quindi il Tai Chi è consigliabile, è consigliato sì. sia dal bambino ah. che dalla persona del. Uh, non anni, ci sono insomma. limiti di età, no? Non ci sono limiti, no. perfetto. Bene, allora caro Mattia, e tu sai benissimo che eh, le recensioni hanno la loro importanza. C'è chi dice male della segretaria? No, scherzo, una battuta. Eh. <ride> Subito preoccupata, eh. Aurora: assolutamente no. Però le recensioni, chiaramente. Guarda, che Aurora ah. è un'allenatrice. Eh. Ah, sì? A tutti gli effetti. Eh. Ah, anche. anche, oltre che segretaria, è sì, eh, sì. E di che cosa? Lei qualche volta mi aiuta anche con i bambini. Ah, L'abbiamo visto, l'ho I piccolini. C'è molta pazienza. Sì, eh. sì, sì, sì. È bravo. È bravo. bravo. È bravo. No. Eh, so che la paghi poco, non faccio eh, niente, e eh, allora, <ride> eh, allora no? Io Questo non ne è fa lo, lo è per passione. Lo sport è fatto di passione, hai, hai capito? Tu eh? hai capito che ha detto il capo: ha detto, Dice lo sport è passione. È passione. I sacrifici mica contano niente. Euro, se stai 7, 8 ore vai. fai niente, fa eh, niente. tutto gratis. Allora, recensioni: vai. recensioni. Vai. alcune eh. sì, sì, certo. palestra. Uno dice, palestra adatta agli allenamenti sia di arti marziali che di tai chi. Buono. Un altro dice, come essere a casa in famiglia. Questo è molto importante. Cioè io, io credo che uno, uno debba anche frequentare la palestra, perché trovi anche, oltre che sì. la professionalità, eh, ma anche la familiarità. E questo è importante, Mattia. Eh? Assolutamente sì. ma Qui proprio in ambiente familiare. Mm. Qui ormai eh, non c'è tutto... Cioè, ci conosciamo tutti... Nel senso che piano piano anche chi viene nuovo, dopo un mese, due mesi, già si instaura si quel rapporto. Di, di conoscenza che poi può sfociare in amicizia eh, importante, quindi cioè, ci sono persone qua che ci sono da tantissimi anni, quindi è normale che c'è questa familiarità, c'è questo rapporto eh, di eh, aiutarsi anche nel, nel fare le cose, nel gestire una situazione, eh, proprio, mh, siamo proprio una famiglia secondo me, questa, questa è proprio nata come una palestra, eh, proprio familiare ecco. ed è la forza della ITA eh, eh, sì, è il motore partire. principale della ITA di CK CK scusa ecco, per... Chinese Kung Fu Association eh, eh, eh. retroscedio con, di... con la cintura eh, beh, eh, sì, eh. da blu ritorna eh, la bianca eh, eh, vabbè sì, devo chiedere Luca mica mi no, aiuti Luca no, che no, amico ragazzi faccio una domania come si deve ce n'è altre recensioni? sì ce n'è un'altra scusa giustamente No, Aspetta, queste positive, eh. no, 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 no. no, no ah, negative, no, no, negative mm. non, non, non ne ho letto, Onestamente, ah no. Beh, no. Se vogliamo posta. parlare di un'altra possibilità ti posso dire. Personale, scusa, eh, mi no, sembra. Non pensavo le... ci la negativa, no, non, non ce l'ho. No. Onestamente, no. <coughs> Anche se sarebbe servita per cercare certo. Certo, di migliorare, di come per Luca? Così. Personale molto professionale. Vedi. Risulta? Grazie. Sì, sì, sì. sì ok, so. e eh beh, beh, che poi eh, Adesso sì. il nostro maestro, che beh. noi cercheremo di, cerchiamo beh. di trasmetterlo alle persone che vengono. Insomma. Certo, certo, certo. Allora, adesso una domanda per Ilias e per Davide. Visto che voi fate kickboxing, no? ma voi lo sapete dove è nata la disciplina del kickboxing? Sì, è nata in Giappone. Uh. Prima, però, certo è divenuto popolare, ma prima nel sud-est asiatico ho letto. Sì, sempre, eh, sempre L'est asiatico poi è divenuto, divenuto popolare in Giappone, in Giappone poi, e poi si è diffusa molto dove? In, in Asia, Europa Bravo. e anche da. in America. In America, sì, anche. In America. perfetto, vedi? Sono preparati. Non eh? okay. niente, niente da dire. Eh? No, no, son Senti, bravi, ma eh. da tutti e due a che cosa fa bene e perché devo fare kickboxing? Sinceramente parlo per le mie esperienze sì. personali. La kickboxing mi, mi ha aiutato molto. Aiuta molto i ragazzi e le ragazze a toglierli dalla strada. Aiuta oh. molto l'autostima, aiuta molto nella crescenza personale. Cioè ti aiuta a fare delle scelte nella vita che ti portano a un obiettivo. Grazie a questo sport, appena entrato mi sono posto un obiettivo. Invece se non faccio questo sport ero in giro per strada, un, a giro vagare senza un un obiettivo preciso certo. infatti grazie a sto sport infatti ringrazio molto il Maestro che se non fosse per lui io ora non sarei qui e mi ha aiutato molto in ciò e niente davide perché fare kickboxing io ricordo che tutto nasce da una necessità io eh. personalmente ho iniziato questo sport kickboxing perché ne sentivo proprio la necessità volevo qualcosa che mi desse sicurezza e mi aiutasse aumentando la sicurezza eh, che ho di me stesso e ha funzionato. Migliora fisicamente, mentalmente, tutto. Se la esegui ovviamente in maniera, maniera per bene. C'è anche chi che magari decide di iscriversi al corso di kickboxing così solo per divertimento, c'è cioè chi lo prende più seriamente e vuole diventare un atleta di alto livello, sono scelte. Certo. Ma di per sé migliora, ti migliora a livello fisico e mentale. Certo. Matti, sì. tu eh, trascori gran parte della tua giornata qui in palestra, Sì. Corretto, giusto. Sì, si no? faccia tutto, anche le pulizie. Eh, 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 <ride> capito Luca? Eh, è vero. È eh? giusto, no, Luca, no, no, <ride> ma no, no, resto. no, certo <ride> che sì, ma capito tu, perché eh. c'è una finalità per risparmiare, fa anche le pulizie. Lui. Ma no, per risparmiare, perché almeno eh. la gente quando viene già trova l'ambiente cioè, pulito. C'è ragione, devo, eh. Dire, eh. Sei eh. devo dire che quando abbiamo organizzato Aurora questa serata eh, <ride> e tu eri presente, hai eh, capito, lui... Il giorno dopo ci ha fatto trovare, eh, Stefano, tutto quanto tutto bello, pronto, visto? Preciso, di una precisione. Legato, no, tu te prendi il <ride> merito tu, che tu che vuoi. <ride> no, no, è lui che ha fatto, fatto tanti. Eh, credo, no, no, tutti, bravo, siete bravo. stati bravi veramente. Veramente una palestra ottimale. Però vorrei ritornare a un adesso al sì. discorso più serio, nel senso, non perché ci mancherebbe altro. Eh, lui l'ha anticipato che praticamente il Tai Chi è servito anche... Diciamo per migliorare, non per curare, per migliorare, giusto? E esatto. poi tu adesso sarai ancora più preciso di me. Sì. Allora. Il morbo di Parkinson, è in questo caso qui in Umbria, perché lui ci ha fatto, ci ha fatto prima una, no, una passatina su questa cosa qui, però vorrei che tu ne sì. parlassi e che ci hai discusso anche una tesi, se non vado vale, sì, a. Sì, 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 ne eh. ho fatte due di tesi, eh. una diciamo la triennale e una specialistica e eh, praticamente eh, ho cercato quello che erano un po' i tratti della letteratura su questo argomento, cioè il TEC come aiuto, eh, come attività collaterale per eh, soggetti che avevano disturbi eh, del movimento, in particolare eh, il morbo di Parkinson. E eh, avevo letto che eh, in America... Eh, già si utilizzava questa, questa tipologia di attività sportiva proprio per aiutare alcuni aspetti eh, che purtroppo con questa patologia eh, le persone vanno allentamente a, a, a regredire. E tra questi aspetti eh, soprattutto l'equilibrio, la coordinazione corporea, eh, l'elasticità muscolare e eh, la lunghezza del passo e quindi di conseguenza i rischi di cadute. E quindi eh, ho un, da questa idea ho attivato un protocollo, eh, un protocollo appunto Tai Chi Therapy, eh, dal quale è stata poi fondata proprio la nostra ASD e APS. Eh, questo protocollo includeva degli esercizi, include degli esercizi eh, di Tai Chi eh, a esercizi eh, a livello posturale. E eh, attraverso diciamo, dei vari studi che sono stati portati avanti eh, da me in collaborazione anche chiaramente, eh, grazie alla tesi che medici, ho fatto chiaro. con i medici sì, dell'Azienda Ospedale di Perugia, come per esempio anche il dottor Tambasco, che è responsabile eh, proprio allora. del Parkinson e dei disturbi del Neurologia. movimento. Neurologia, esatto. sì. Sì, eh, eh, de Abbiamo eh, diciamo, constatato che questa attività eh, è molto utile. Proprio nel cercare di, eh, in alcuni casi migliorare, ma in altri casi proprio nel rallentare il eh, percorso della patologia stessa. Bravo, questo è importante, rallentare il sì, esatto. esatto, non c'è una cura, non esiste Bravo. Eh, ad oggi né no, farmacologicamente eh, né con eh, okay. cure secondarie. Perfetto. però sicuramente è un aiuto importante per queste persone perché non solo a livello fisico. Ma anche a livello mentale, a livello psicologico, eh, essere tutti insieme in uno spazio come questo, come la palestra, in uno spazio, in un ambiente familiare, come abbiamo detto prima, e fare eh, tutti insieme un'attività per portare avanti eh, e per cercare, in un certo senso, di eh, sostenersi l'un l'altro è veramente importante. Ecco, tu sei. Passato, diciamo, dalla teoria alla pratica, ha iniziato sì. il primo test con circa, mi sembra, 30 eh, allievi, 30 persone? Sì, una trentina di persone, Invece... considera okay. che oggigiorno la Thaisi conta più di 100 eh. Eh, iscritti eh, sul discorso di, diciamo, de, di patologie che hanno disturbi del movimento, quindi non solo del Parkinson, ma anche chi ha sclerosi multipla, ad esempio, o anche persone che eh, hanno delle cefalee, eh, quindi, mh, o fibromialgia anche, per esempio. Quindi adesso eh, chiaramente eh, questa tipologia di protocollo sta andando in collaborazione con eh, le associazioni, eh, in questo caso eh, regionali e eh, provinciali, l'AISM di Perugia per esempio e anche eh, l'Unione Parkinsoniana di Perugia. Uh, ma diciamo, i nostri prospetti futuri sono quelli di portare questo, questa disciplina sportiva questo sport integrato anche in varie regioni d'Italia dove ancora magari non si è attivata questa, uh, questa attività e quindi per noi questo è il nostro diciamo, obiettivo futuro il focus in principale della Taichi Therapy Ed ecco che L'ambiente palestra è molto importante perché serve anche per socializzare. Esatto, è questo che dicevo prima, proprio la socializzazione di queste persone, infatti l'attività con loro è prettamente di gruppo, eh, anche se è chiaramente suddivisi in base al, al grado di patologia. No? Però eh, cerco sempre di, eh, di fare diciamo, le lezioni in gruppo proprio perché ci sono questi scambi eh, di opinioni, scambi di, eh, di, di esperienze personali tra i, tra i vari, eh, io li chiamo sempre atleti comunque perché bra, si parla cioè, sempre bra. di sport, sport integrato, quindi eh, tra, i, tra di loro insomma... È, Fanno questa, questa crescita, questa socializzazione che è veramente importante, importante l'aiuta a livello proprio mentale. E poi eh, chiaramente andando su un ambiente come questo eh, escono un po' da quella che è la routine giornaliera: eh, stando a casa magari eh, si innescano tutti quei processi. Eh, che sappiamo benissimo chiude, quali un male essere interno, certo, la... che le cioè, le ma fanno... serve anche come ambiente la palestra esatto. per esternare <coughs> la propria rabbia le proprie delusioni, esatto, i propri problemi sì, esatto. bene, no? sia le gioie che i dolori, dolori. Eh, Bravo. quindi esatto. ecco la palestra Se serve a questo la famiglia si ritrovano certo. anche... Bene anche loro certo eh, volevi aggiungere qualcosa Luca A proposito a questo? penso di no, il progetto come dice lui uh, okay. è quello di aprirlo un po' sì. a tutte le altre regioni Questi sono i progetti futuri Speriamo obiettivi di conseguire. Speriamo di speriamo, no? sì. sì. Speriamo. sì. Eh. Io... fine ci sono tante eh, associazioni che noi conosciamo anche attraverso gli eventi che facciamo no? che praticano Tai Chi. Per questo, magari attivandoci con i vari maestri, istruttori chiaramente laureati in scienze motorie, possiamo in qualche modo attivare questo, questo percorso. Oh, come per le recensioni, io ho strapolato anche una frase che mi ha colpito molto. Eh, tu hai dichiarato, quando entro in sala e faccio le lezioni, sento di dover dare il massimo per il loro benessere, sempre rivolgendoti agli atleti, come tu giustamente certo. li hai definiti. Li vedo felici e non sto nella pelle. In fondo è una terapia anche per me: mi sto allenando alla cura, alla sensibilità, alla pazienza. Fa bene a loro, ma fa bene anche a me. Esatto. Vedi? Cioè, no, penso che, niente eh? da aggiungere, eh. ah. Quindi, assolutamente eh, sì, cioè noi lo facciamo proprio. Anche a livello di volontariato, molto spesso, quindi cioè, lo facciamo proprio per, per creare questa cosa, per cercare in qualche modo di migliorare la qualità della vita di, di persone che eh, vuoi o non vuoi hanno riscontrato delle patologie. Quindi questo è importante, secondo Bene. me. Quindi rallentare la progressione della, della malattia esatto. si può, si può assolutamente rallentare. So. rallentare si può, esatto, e ah. questo sì. Bene curare speriamo si potrà speriamo esatto eh, certo. Eh, se la ricerca va avanti Esatto, la medicina sta facendo passi avanti. da giganti eh, però chiaramente non è facile perché no. magari eh, risolvi un problema cioè si tappa una buca e dice diciamo, eh, se ne se apre un'altra un certo, questo è vero però, no, però vai, speriamo, speriamo esatto ora, dai. Eh, facendo eh, questa cosa avanti. vediamo anche tanta gioventù certo. in mezzo eh. a queste cose quindi speriamo che va avanti la ricerca Beh, questa, io direi che è un valore fondamentale perché io non penso e non credo che nessuna palestra abbia adottato un tipo di programma e di sistema del genere, correggimi se sbaglio non ma... lo so, non credo, um... sì, ci sono però palestre comunque amiche che fanno eh, anche lo sport integrato con persone con disabilità no? con i bambini con disabilità specificamente questo tipo no, ecco. credo di no, sul Parkinson credo che siamo una delle prime associazioni sportive che ha portato avanti questo progetto che ormai sono, è dal, penso dal 2015 sì. che lo portiamo avanti quindi, ah, quindi. sono veramente anche eh, parecchi anni che stiamo collaborando insomma, per questa cosa quindi penso che siamo una delle prime sicuramente a Perugia ecco. Driss, bisognerà far iniziare Stefania, fare qualcosa, che sì, dici? Era una? Eh? <ride> sì, era eh? ora? Sì, eh? Basta lo eh? eh? no? Eh, Adesso ah, va, sì, sì. Se il timore è passato. <ride> vai, vai, qualche domanda, vai. Oh, eh, grazie, brava. Sì? Grazie. grazie. <ride> eh, vedi? Eh. E, um, noi abbiamo chiesto agli allievi come gli è nata questa passione, Passo. perché hanno voluto iniziare, ma i eh. maestri invece? Vi eh. ricordate? Io ero, cioè eh. i maestri siamo tutti stati allievi, eh. perché il maestro è sempre un allievo. Sì. Ma è ancora un allievo, nel senso che per continuare, cioè per, per iniziare io ho iniziato che avevo 5 anni, quando sono entrato qui dentro. Qui ho iniziato. Perfetto. Quindi eh, diciamo eh, crescendo sono sempre rimasto qua e il mio maestro ha cercato in qualche modo di coinvolgermi in tutte le attività che facevamo all'interno dell'associazione e della palestra. Crescendo chiaramente ho, ho di dare il mio, sto cercando di dare il mio contributo a, a, questa, a questa palestra e quindi a mia, vo, a mia volta diciamo, cerco di insegnare al meglio quello che mi è stato poi eh, insegnato precedentemente. Ma comunque il maestro è sempre, rimane sempre un allievo perché c'è sempre da imparare, cioè ogni volta c'è qua sempre qualcosa di nuovo e non si finisce mai di imparare secondo me. Bravo. Gris invece? E a me è iniziato un pochino all'estero, dove sono nato, in Marocco, perché... No, pensavo che eri di Bergamo, no? No. <ride> <ride> e perché in famiglia ho tanti cugini che sono campioni anche di alto livello, beh, diciamo beh. che vivono solo con questo sport. Beh. Allora io vedevo a quel livello così, come è successo a lui e con me è la stessa cosa mi è successa a me con loro. Allora ho iniziato, mi divertivo e poi guardavo soprattutto i film di Wanda. Ah, certo, bravo. Mi piaceva tanto, mi sono fa, vero, eh? iniziato con Karate. Ah, poi dopo sono buttato a fare full contact e poi eh. kickboxing. Eh, certo. Piano piano sono continuato eh. a combattere dopo le gare. Eh, certo. Ho smesso per un infortunio ah, sì, eh. che ho avuto al distacco la retina, no? Addirittura ah, ecco. e con un incidente con l'auto. Ah, ecco. Allora, e poi dopo ho deciso Vabbè, di insegnare, ah, eh. ho, ho tirato fuori tanti, tanti professionisti, anche questo, Sì, eh? molto bene. Eh? Ma parli veri Da quant'è che stai qua? Sono 25 anni. 25 sì. anni. Dove sei nato? Scusa, Marocco. Marocco Fest. Ah, bello. First, sì. Anche che Gris è molto conosciuto anche fuori. Sì, sì. Ah, sì? Io mi ricordo quando sì? hanno il, il bello che si era creata questa famiglia, quindi quando combatteva uno partivano tutti queste macchinate. Ah, bello, bello, bello. Io quando entravo lì vedevo che lui eh. entrava, tutti, eh. tanto rispetto. No? Eh. Cioè. Sembra strano, anche, anche mi sentivo orgogliosa. Ma il mio... eh, timore arriva triste. No, 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 è sempre no, no, stato no. rispettoso, <ride> sempre educato. No, è, certo. è sempre è stato no, del non c'è bisogno di parlare usata. con i fatti. Io orgogliosa, eh. è il mio maestro, eh. ero contentissimo. Eh certo. Eh certo. È come a scuola, è un'altra cosa. È basta, in silenzio. <ride> no? eh basta, costa... Adesso arriviamo. Ma guarda quanto siete esigenti. Un attimo, una noma... Ilias, ma la... ti seguono la comunità marocchina eh, qui è presente? Ti... C'hai un bel tifo? Ti seguono? Ah, mi seguono un po' tutti. Eh, sia la sì. comunità marocchina italiana. Eh, Italia, tutti. Tu, tutti quanti eh, eh, eh. <ride> Davide, uguale? Sì, sì, beh certo, c'è cioè, sempre eh. il supporto dei parenti, sì, degli amici. <ride> gli amici soprattutto. Sì, Quando eh. vero che vinci, fanno, poi fanno il pullman e vi vengono a vedere. Sì, vai, Ma sì. combattete, eh, non nello stesso giorno, è successo, oppure? Beh, sì, noi questa domenica abbiamo combattuto ah. nello stesso giorno, ah, ecco. un match dopo l'altro prima Luele poi io. abbiamo vinto il prima tre. il tifo per eh, e, poi e poi per io. te sì. eh, quindi sì. ha eh. ah, sì, festeggiato sì. vincendo Elias, potevi portare pasta stasera qualcosa cioè. e eh, sì ormai, ormai è andato vedi guarda, guarda è Gianluca è il nostro regista il nostro guarda 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 a questo punto guarda 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 per guarda Aurora ci richiede un'altra volta la, la linea per la pubblicità sì. e noi la passiamo a Gianluca e a Francesco per un brevissimo stacco pubblicitario. Benvenuti nel mondo di UniWeb Campus, la rete all'avanguardia delle università digitali. Nel cuore di Bastia ti aspetta la nuova sede, uno spazio moderno dove l'apprendimento prende vita. I nostri tutor esperti saranno al tuo fianco. Nel campus di Bastia, sede esami di tre prestigiosi atenei digitali, Uni Pegaso, Uni Mercatorum e Uni San Raffaele, insieme alla Coding Factory e AuLab troverai una gamma completa di opportunità formative, con ben 72 corsi di laurea e oltre 100 master. Un supporto costante verso il traguardo del successo, la tua laurea, UniWeb Campus e il trampolino verso il futuro che meriti. Iscriviti oggi e rendi in realtà il tuo sogno accademico. Vediamo delle tecniche, quindi kickboxing magari Delis aiutaci te. Sì. Eh, eh, questi che sono questi. I colpi di braccia, di box, sì. più i calci circolari, kick basso sulla coscia, ginocchio al corpo, circolare al viso. Poi questa ginocchiata con cui ha vinto David l'altro ieri, proprio ginocchiata saltata. Questo è il backfist, il pugno girato. Diciamo che il colpo proibito eh, qual è? Non che non, dietro non dietro. si colpisce ecco, e poi alle parti bassi. Ecco, ok, quindi dietro la testa, dietro il collo, diciamo, le poi, parti basse. Sì. Eh, vedi, vediamo i due campioni, eh, Mattia? voglio dire che Davide e Elias si muovono bene. Si muovono bene, si vede che... Eh? Adesso qui, chiaramente... No, ma ci fanno capire, no? la, la King Boxing... Eh, vedi, questo certo, non è che però è no. eh, Luca. Va bene, va bene, eh, è un po' diverso dal Krav Maga. Eh, eh, eh. Che, che dici Jimmy? C è diverso, sì. Eh? Mi sembra <ride> vero? Eh? Guarda Antonio che è quasi più difficile fare così, cioè nel senso trattenere il colpo. Guarda quanto sono bravi eh, È vero, è vero, è vero. Gravo, Grazie, grazie a Davide grazie. Grazie, grazie, grazie a Davide Elias. Bene, c'è anche il saluto, eh. Eh, no, il, saluto importante, importante, il saluto è importante, vero? Aspetta col microfono, se no non si sente... Eh, uguale, ecco, prima di iniziare c'è... Il saluto c'è sempre, prima di iniziare e alla fine. E alla fine, anche certo. Perché alla fine siamo tutti amici. Bravo, bravo, hai visto. Dopo che l'ha bussato, sono tutti amici. Eh, Mattia, <ride> <ride> eh eh no, cioè, però, però è eh, eh, lui, eh, luca, ci Dopo che <ride> la date, la mano te la dava, forse meglio se aveva vinto quell'altro, però vabbè. No, no, ma è giusto che sia il rispetto e la disciplina. Sì. Senti, quanto dura l'incontro di kickboxing? Cioè Dipende, la professionista di solito tre round da tre minuti. Tre, tre round, da tre minuti, eh? Sì, con un minuto di recupero. Con un minuto di recupero, ok, perfetto. Da, da professionista, invece da direttante Driss? I e, e minorenni da un minuto e mezzo, i e e maggioranni da due minuti. Ah, ecco. Sì. Poi c'è il classe N, classe C, classe B, okay. più un classe C, non più di due minuti, tre ripresi. Tre e un classe A, tre da tre minuti, quelli che fanno loro. Quello che fanno sì. loro. Bene, beh, Poi c'è per il titolo, un esempio, il titolo italiano, fanno 5 eh, da 3 minuti. 5 sì. Per il titolo italiano? Sì. Eh? Sì, titolo e, internazionale. E, anche. Ah, internazionale? Anche, sì. Ah, ok, sono così. L'arbitro, tanto vabbè, eh, sta sulla pedana. Cioè. A contro... Allora, no, l'arbitro sul ring, si Su eh, eh, sono uno in mezzo al ring sì. e quattro intorno. Ah, ecco, perché sì. per vedere se ci, eh, sono colpi proibiti sì. o cose pericolose. Perché ognuno magari... ha ah. le sue votazioni. Poi, Come sono quattro il, il centrale dà il voto anche lui e poi tre. Che, ah, ecco, ecco. Quindi è un voto di un tutti voto, quanti eh, gli arbitri. Sì, è cumulativo sì, sì. quindi. Sì, sì. Ah, ecco. ecco. Pensavo che invece era l'arbitro quello che stava proprio sulla. No. Sulla, <coughs> Ci sono quattro. Ring. Sono quattro. Sì, eh? sì. Ok. G, allora abbiamo visto. Questo è in Boxing. Eh, il Cravo Maga sicuramente è un altro sport da combattimento, però diverso perché usa. No, noi abbiamo visto delle immagini, degli attrezzi sì, particolari, esatto. no, mi sembra. Sì, infatti, eh. perché appunto la differenza è che come abbiamo visto il loro è uno sport da combattimento, il nostro invece è un sistema da combattimento che risponde a delle minacce eh, che provengono dalla strada, quindi okay. con tutto quello che può essere eh, l'imprevedibilità di un attacco di strada, quindi potrebbe essere con un bastone, con una bottiglia. Con una pietra, con una qualsiasi cosa che, che si da, possa. Con coltelli, con. Esatto, uh, eh. qualsiasi cosa che si possa trovare. E, e quindi ecco, l'atteggiamento è, è un po' diverso nella reazione e nella gestione dell'attacco stesso, in considerazione anche del fatto che ci sono diversi fattori che non conosciamo quando siamo per strada, principalmente se l'aggressore è uno oppure sono eh, più di uno, e quindi. La situazione si complica, quindi va gestita in un certo modo. E, mh, ci tenevo a, a dire una cosa importante che stiamo lavorando con Mattia con la Italia CK eh, in un progetto futuro che speriamo partirà a gennaio per la difesa femminile, un, degli appuntamenti mensili Bene. specifici per le Bene. donne eh, a titolo totalmente gratuito perché Bene. vogliamo dare una. Uh, un'impronta forte uh, per far conoscere questo, questo sistema che uh, in determinate circostanze potrebbe salvare la vita. Assoluti. Giusto Luca? Sì. Eh? Beh, ottimo, vedi gli obiettivi della palestra Mattia sempre più eh, propositivi, no? Nel certo. rispetto ma soprattutto anche perché sono cambiate purtroppo anche le situazioni, sai, situazioni no? Oggigiorno ce ne, sen, ne sentiamo dire tante, no? Dai telegiornali, ogni giorno ce n'è una, una violenza magari sulle donne, eh, piuttosto che atti di bullismo, quindi certo. cerchiamo sempre di, eh, attraverso le arti marziali, di eh, cercare di, un attimino di eh, rendere consapevoli. Eh, i, se stessi del proprio corpo e quindi di creare di cercare insomma di eh, essere pronti per eh, magari difendersi in ogni occasione in ogni momento e questo solo con le arti marziali puoi farlo bravo se... ma dai Gim, come Sono no? ci cioè, mere... mancherebbe mm -hmm. vai. Cioè, in merito a questo sì. eh, quello che volevo consigliare a qualsiasi persona se approcci eh, ad, una, ad uno Sport o sistema di combattimento, qualsiasi esso sia, è l'informazione, l'informazione nel senso che devono capire principalmente da chi vanno, quindi la formazione del proprio maestro, la provenienza di quel sistema. Perché purtroppo vediamo che eh, abbiamo intorno tanti venditori di un prodotto commerciale che però è rapportato sia alla difesa personale che al settore sportivo poi dopo succedono delle cose eh, anche con dei risvolti eh, molto gravi. Un atleta come loro con una preparazione scarsa eh, perché la scuola non ha quella professionalità eh, rischiano che in un incontro di farsi male Bravo. anche questo, sì. in modo serio. Eh, vedi, prima quando leggevo le recensioni che si trova professionalità, eh, sì, noi, e anche questo no Mattia credo. Assolutamente eh. sì, noi guardiamo i nostri istruttori, sono tutti qualificati a parte il fatto che eh, vabbè, mh, tutti i nostri istruttori hanno dei diplomi ufficiali, riconosciuti sia dagli enti di promozione che dalle federazioni, e quindi sono comunque eh, istruttori che non solo hanno preso il diploma, ma, lo, ma hanno anche un'esperienza sul campo proprio della loro disciplina. Nella nostra scuola chiaramente questo è fondamentale, non, non prendiamo mai persone o istruttori che vengono qua è la loro prima volta, magari che non hanno fatto niente e li mettiamo sul campo, ma magari facciamo crescere gli atleti che ci abbiamo, che piano piano poi possono diventare istruttori, quindi già hanno un bagaglio culturale e esperienza importante sul nostro settore. Questo è fondamentale, chiaramente. Certo. Senti Mattia quanti iscritti ci sono alla palestra di Italy CK? La Italy Ck conta eh, più di 200 iscritti. Eh, fra le varie discipline che, chiaramente che abbiamo eh, e pensiamo che mh, diciamo dopo l'anno del covid, gli anni diciamo che ci hanno mh, in qualche modo penalizzato, speriamo che eh, questa ripresa sia ancora più importante nei prossimi due anni Questa mattina la palestra che chiaramente hai detto bene te prima, ha origini di un personaggio che abbiamo tutti quanti conosciuto purtroppo comparso in circostanze, insomma, drammatiche, sì. che possiamo anche dire, a Giuliano Fugli, chi è che non lo conosceva? Insomma, ma diciamo che io penso eh. che la Perugia è stato uno dei fondatori, eh, sicuramente, del Kung Fu, eh, delle arti marziali cinesi, ma qui sono passati tantissimi, tantissimi, adesso, istruttori che, eh, in qualche modo a loro volta insegnano in altre associazioni eh, sportive. Le, le, le immagini, certo, del, del maestro Giuliano sì. Fulvi, perché poi oh, questa sala, poi, altra cosa drammatica, è intitolata... Sì, al, sala figlio. È intitolata al figlio. Anche lui purtroppo eh. tragicamente è scomparso, in un incidente Beh. stradale. Noi portiamo avanti insomma, la, 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 la passione sia di Giuliano che di Daniele e cerchiamo di farlo sempre al meglio. Come ti dicevo prima, da qui sono passati tantissimi... Atletica adesso sono istruttori che aprono, hanno la loro palestra, quindi la loro associazione sportiva, quindi penso che questa realtà storica perugina eh, deve, è, è conosciuta non solo in Italia ma anche nel mondo perché eh, Giuliano organizzando tornei di livello internazionale chiaramente ha ospitato qui atleti provenienti da tantissime parti, eh, dalla parte anche... Eh, degli, dei paesi eh, asiatici da, eh, da tutte le parti sono venuti qua dall'Afghanistan, dall'Azerbaigian, dal Libano, dalla Russia, dall'Ucraina eh, dal Pakistan piuttosto che dalle parti eh, europee dai paesi europei quindi penso che quello che stiamo facendo cioè portare avanti eh, questa associazione non solo a livello nazionale ma anche internazionale Sicuramente io credo che lui, eh, che sicuramente ci sta guardando, sarà sicuramente orgoglioso di tutti noi. Bene, belle parole. Luca, allora, io direi che la serata no, ha fatto capire un pochino come quello che è la palestra, la Italy CK, e abbiamo conosciuto anche no, degli atleti degli istruttori, dei maestri, perché giustamente bisogna dare accesso a quel che dice maestro, dico bene, eh, perché è la verità. Io ho visto che mi ha colpito questo ambiente che abbiamo detto familiare, cordiale, eh, simpatico, eh, aperto. Eh, io credo che chi viene qui al primo impatto alla palestra trovi subito eh, questa armonia, questa eh, felicità. Eh, anche questa premura questa no, professionalità eh, io l'ho notata ecco, organizzando insieme a te questa, questa serata è bastato poco però siamo entrati subito in fortemente sintonia, in sintonia sì, sì, sì. Eh. a parte che ci eravamo diciamo, visti quindi, <ride> esatto è una palestra molto conosco tranquilla. anche tuo padre quindi ecco, <ride> <ride> e che, è che vantaggio o uno bella... svantaggio eh, lo so, eh, è no, no, <ride> no, vantaggio ve ah, lo saluti ve eh. sì, sì. <ride> <Me> lo saluti <ride> Oh, noi abbiamo parlato del, del, no, del kickboxing, scusa, però c'è una disciplina che gli assomiglia. Ho letto, correggete che questa la leggo un po' male, che è il muay thai. Che, che roba che è? Il muay thai è un'altra disciplina, sì. ma. Eh, c'è cioè e... la differenza tra il kickboxing, pugilato e il muay thai, Idris? Ed allora, la muay thai è un'arte uh, un marziale thailandese. Okay. È nata in, Tha in Thailandia. E... Ah, si combatte sempre come tipo kickboxing, solo che loro usano i gomitati, clinch, ginocchiati, cambiano i regolamenti. Ah, Allineamento ah, ecco, più o meno si avvicina parecchio. Ho capito. Sì. E eh, questa è la differenza. Sì, sì. sì. Si sempre sul ring, no? Sì, sempre eh, sul sì, ring. Se abbiamo sì. Qua eh, sì. È il Sanda, sì. che è invece la parte, diciamo. Eh, il Sandà è sempre della parte della Cina, dell'arte marziale cinese, sì, che è molto simile alla kickboxing, solamente che ha anche le proiezioni a terra. Ok. okay che noi lo studiamo qui in questa palestra, e è molto simile, però, ecco, c'è la parte diciamo, della proiezione in più rispetto alla kick. Oh, a proposito de de del Sandà, eh, proprio in quell'evento che avete organizzato voi, sì. in quei due giorni, si è sì. svolto un incontro sì. che ha visto. Oh, il nostro Benconi Matteo della palestra, sì, dell'amico dell dell Andrea, Andrea, Andrea Crocioni, che salutiamo. Eh. Vincere contro un brasiliano, Oliveira Fabiano? Sì, eh. Fabiano Oliveira, eh. che è venuto proprio dal Brasile. È stato un incontro che avevamo stabilito perché Matteo l'anno precedente aveva fatto Best Fighter al nostro torneo precedente, quindi diciamo, eh, gli avevo promesso di, che gli avrei fatto fare un incontro a livello internazionale e quindi ho eh, diciamo, ingaggiato eh, quest'atleta molto forte e poi eh, diciamo anche d'esperienza perché aveva un'età maggiore rispetto a Matteo e, e quindi hanno fatto l'incontro domenica al Palabarton, domenica scorsa, e devo dire che Matteo ha sorpreso tutto il pubblico, e tutti quanti, perché beh. ha vinto ai punti sui tre round, ma in maniera ottimale contro l'atleta brasiliano. Questa è mi sembra, vero? Sì, sì. Matteo, sì se abbiamo anche abbiamo, eh. sì, sì, delle immagini del match, eh. Bene. Insomma, a livello insomma, anche italiano, è importante no? perché Ci comunque credo. il brasiliano era seguito anche dai media locali suoi quindi era un incontro molto, molto seguito senti, anche da, seguito, da, e seguito, seguito e sentito esatto. anche eh. per lui. Certo. Allora, Elias, la domanda a te poi la facciamo a Davide. Eh, L'obiettivo tuo, qual è? Dove vuoi arrivare? Qual è il tuo sogno che speriamo si realizzi? Il mio sogno è diventare come il maestro, diventare un personaggio come lui. Ah, vedi. Io punto a essere un, un maestro a tutti gli effetti, a tutto tondo come lo è lui. Quindi che il maestro è, di vita, non... di insegnamento. Di insegnamento, vero? di vita, di tutto. Ok, bene. E punta a quello più che altro. Eh. Hai visto il sogno? Sembrava no di campionati nel mondo, invece... Hai visto? La... Eh, bravo, l'insegnamento, Bravissimo. Davide? Perché ridi, Davide? Io diciamo che non ho <ride> l'obiettivo, cioè non è un vero e proprio obiettivo eh, di arrivare a una promotion importante. A me piace... Voglio diventare forte. Cioè, ah. ho trovato la palestra giusta. Ah, ragazze, visto, il maestro giusto vi bravo facciamo lo sconto eh, sulla hai, <ride> hai trovato la palestra giusta hai trovato l'ambiente giusto, giusto hai trovato il maestro giusto è tutto giusto <ride> eh? Sì, che ripaga tutti gli sforzi che mette sull'allenamento quindi consiglieresti e anche tu Elias ai tuoi amici, ai vostri amici la palestra Certamente. CK certamente ah, vedi. è un'ottima palestra Bravissimo. i risultati si vedono e noi siamo l'esempio Col duro allenamento eh, ti portano avanti molto cioè, senti ma, dimmi la verità, ma quando tu hai detto ai tuoi ai genitori che facevi questo sport qua no? che facevi le gare come l'hanno presa? Eh, c'è sempre un minimo <ride> di preoccupazione da parte dei genitori che lo sia normale ma <ride> ovviamente devono accettarlo perché dopo un po' impari a camminare con, con le tue beh, gambe quindi beh. devono accettare Certo, è una cosa che finché sei piccolo, finché non c'è libero arbitrio, magari possono decidere di non farti la praticare. Ma dopo, eh, magari adesso do. ti seguono anche con passione, vero? Sì, adesso eh, sì, lias, io stessa cosa, eh. no, io un po' meno. Perché eh. mio padre, suo fratello, si, sì. cioè, vedendolo crescere sempre su sto sport. È la normalità per lui, la certo, mia ehm... mamma invece ha un, un po' paura. Però, alla fine sa che è ciò che mi piace, quindi <ride> ah, <sì>? mi sostiene. <ride> Le mamme, so Le mamme sempre sono sempre quelle, sono quelle un pochino quelle, più premurose, ehm. sì, no? Sì, sì, eh? infatti. È vero, ma è normale. Dai che eh, è così. normale, fare qualche domanda ai nostri? Sì, curiosità, ma, uh, stress pregara e poi cosa provate quando salite sul eh. ring, cioè nel senso come la gestite prima, come vi eh. aiuta eh. il maestro e poi quando sei lì, no? la sensazione. Ok, allora, bella domanda. E <ride> <ride> eh, ci domanda. siamo preparati, <ride> sì, eh, vabbè, sì. eh, volevo dire. Eh. Allora, il pre-match, siamo lì nelle spogliatoie, già tutto il viaggio da, da dove cioè, da due abito fino a lì è tutto... Tutto concentrato di lì. con la musica, concentrato nel, nel mio obiettivo. Cioè che musica vigere. ascolti prima di, del combattimento? Eh. C'è una musica particolare che ti dà più. Sì, che ne so, tipo 50 Cent, Eminem, ah, beh. old school. Ah, non quella di Rocky, no, no, <ride> no, ma anche, no. anche, anche. <ride> eh, Mattia, no, è una simile, no, Luca, quella eh. eh. Da di lì sono concentrato tutto. Arrivo negli spogliatoi. E c'è il maestro che è lì, che fa da mental coach, da medico, fa da tutto. Il è maestro certo, è, certo. è lì che mi tranquillizza, mi, mi fa, fai il tuo. Tu sei qui, sei bravo, fa, fa quello che sai fare. Bravo. E io, lì, lì, prendo ancora più sicurezza in me e una volta che salgo sul ring sono io l'avversario, basta. Tutta quella gente che c'è intorno, tutte le luci, non c'è più niente. Siamo più. solo io l'avversario. Quindi l'emozione viene superata subito. Subito. Una volta che inizia l'incontro siamo solo io l'avversario. Certo, David, da parte mia, diciamo che sorgono moltissime emozioni. Tante, tante tante. È difficile controlla, controllarle spesso. E la cosa più efficace per me è prenderla come un divertimento, non tanto come una cosa, un eh, momento di iper serietà, più come un divertimento, e, e farsi fidarsi del proprio corpo di tutto il, il cammino che c'è stato fino a quel momento. Tutti gli allenamenti, tutto il sacrificio e lasciare che, che sia il corpo a esprimersi durante, durante la gara. Quindi divertirsi e far sì che sia il corpo a parlare, diciamo. Lasciarsi andare, viene tutto da sé. Certo. Mente libera è la migliore soluzione. Drisco, senti, ma c'è per gli atleti di kickboxing c'è un'alimentazione particolare oppure... Allora, non so, pre-gara, um, durante la settimana... Sì, un esempio come David per il suo incontro doveva perdere 3 kg ah, ecco. in una settimana e perché scusa? perché, perché, perché? l'avversario pesava molto meno Ah, ecco. quindi andava equiparato all'avversario sì diciamo, perché deve entrare sulla categoria Ah, vedi, vedi quante cose e... alto, eh? era un po' molto difficile però lui ce l'ha fatta solo con allenamento e un pochino di dieta ah, ecco. sinceramente senza nutrizione, senza niente, niente eh? allenamento, corsa, più allenamento e cose però adesso, come adesso, ho visto, tutti gli atleti hanno i nutrizionisti. Ah, sì. Ormai il maestro non uh, si occupa più di. No, certo. eh, sì. Invece, no, noi abbiamo tutto in casa nutrizionista, medico, personal. Trainer, tutto. E io ci provo di fare tutto, tutto ma eh, è allora difficile. Lui disse, eh, difficile. Eh, eh, dire, i consigli eh, non, eh, 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 faccio eh, cons i due consigli e eh, basta. Eh, eh sì, sì, dai consigli, eh, fai eh. tutto tu fai, eh, volevo dire, no? E eh, Davide. I consigli del maestro sono sempre migliori, sì, no. eh, diciamo eh, so. che i suoi consigli ci azzeccano sempre. Ho capito, beh. però lui gioca in casa, eh, cioè volevo dire il nipote che fa questo, quindi eh. sta, eh, dire. E eh, tu. Ci considera, diciamo, eh. ci tratta tutti allo stesso modo. Eh beh tutto certo, tutto. certo. Beh. vai via. Nipote, sì, ma fuori dalla palestra. In palestra siamo tutti uguali sì, per eh, lui. Ah vedi, vedi, precisare. Sì, Infatti se da piccolo io faccio conto, faccio conto. Io in palestra manco lo chiamo zio, lo chiamo maestro come tutti gli altri. Ah sì, è addirittura, eh? Da chiaro, sin da beh, piccolo chiaro, 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 Maestro maestro, maestro. maestro. Ma io sono solito. Esatto, eh. rispetto poi non lo, ecco, non lo mettereste sicuramente in difficoltà nei confronti esatto, degli, anche, altri, degli altri Il certo, no, no. rispetto è la prima cosa, certo. anche, tutti, anche già da bambini noi cerchiamo di farli crescere in, in modo rispettoso nei confronti sia degli altri, quindi degli altri bambini, ma anche nel rispetto del maestro, di chi tiene la lezione in quel momento. Quindi non solo eh, gli adulti, ma anche i bambini quando entrano salutano sempre. Eh, prima di entrare in sala fanno il saluto, poi fanno, facciamo il saluto tutti insieme, eh, poi quando escono rifanno il saluto tutti insieme e quando escono dalla sala rifanno il saluto. Questo per noi è molto importante perché eh, dà anche al bambino una crescita poi quando andrà magari a scuola, quando può, andrà a livello proprio lavorativo di rispetto nei confronti degli altri. Certo. Bene, siamo diciamo, nella parte finale, Mattia, sì. perché hai visto un'ora e mezzo. Vola. Luca, hai, hai visto Jim? Eh, Erano potuti preoccupare sì. un'ora e mezza. E invece no, è andata no, via, no, volata, no. vero, Stefani? Sì. Come è andata? Bene. Ti sei divertita? Io, sì, assolutamente bene. sì. Allora, invece, Davide e Elias, che dicono? Tutto bene? Eh sì, è stato molto Siete bene. stati bene? Sì, grazie. Oh, adesso vi eh, eh, rivedete perché troppe puntate ci sono, le repliche. Ah, Driss, <ride> mi raccomando continua così, veramente va come bene. insegnamento di vita sì, soprattutto sì, perché è la sì, cosa sì, esatto, sì, sì. Vedo, li, li vedo veramente proiettati eh, no. eh, bene insomma a parte sì il discorso sportivo i risultati, quello sì, che, fine, va bene. ma anche nella vita, quindi complimenti di cuore e idee anche eh. esatto, in bocca al lupo per il proseguo dell'attività sportiva lupo, e anche mille. quella al di fuori dello sport che è grazie importante mille. anche quella, va bene? Sì. continuate così Gris, grazie, grazie. Grazie anche grazie a lei. Per, no, mi dirai del tuo, non è eh, lei. <ride> <tenete> <ride> questo. Eh, volevo dire, no? Adesso <ride> mi direi lei <nel>, quando è <ride> finita <ride> la trasmissione. Eh, dai, grazie. Prego. Allora, che dire, Luca. Grazie di cuore per eh, la partecipazione, per la serata. Grazie a voi, che ci date questa possibilità. Ma no, mm -hmm. le trasmissioni le fate voi, noi non facciamo niente. Noi no, vogliamo no. portare a conoscenza delle famiglie, le, perché, non è che si parla solo del calcio, eh, non esiste solo il calcio, no, esistono certo, anche, anche altre discipline, raccari, no poi... piccole, che adesso sono diventate un importanti. Eh, sì, sì, sì. E stiamo entrando nelle famiglie facendo conoscere dalla ginnastica ritmica al Krav Maga alla king Boxing, al tai Chi tutto, di tutto, di più. Perché il nostro obiettivo è questo? L'abbiamo voluto insieme all'Oxen e lo stiamo portando avanti. Mm. Matteo, che devo dire? Grazie veramente Niente, per, eh, per l'organizzazione. Spero che ci tornerai a trovare. Sicuramente, sicuramente. Poi noi a febbraio ci eh. abbiamo anche un appuntamento importante Appuntante. qui, eh, col sì. maestro, no, Jimmy? Sì. Jimmy, vai, vai. Appunto, mm. siccome... Arrivavo siamo... anche a te, eh? Sì, 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 ti contavo. <ride> <ride> non ti saltavo, eh? <ride> No, siccome appunto <ride> mh, noi siamo riconosciuti con questo sistema dall'Università di Israele ehm, ah, bene. abbiamo un controllo annuale eh, per, per l'attività svolta appunto e, e quindi a febbraio avremo il grande maestro Avia Besedon che è il presidente della scuola Kami che è una scuola esclusiva di Krav perché il Krav Maga eh, lo troviamo a livello mondiale eh, sotto qualsiasi forma. Il è un sistema unico dove c'è la parola Krav Kravmaghen è solamente questa scuola che opera a livello mondiale quindi è un sistema esclusivo e appunto controllato mh, perché tutti eh, abbiano uno standard professionale molto alto e avremo a febbraio il grande maestro Avia Besedon che è responsabile del settore sportivo dell'Università di Israele eh, appunto qui da noi per un seminario tecnico e per l'aggiornamento di tutti i maestri istruttori che abbiamo in Italia Bravo. perfetto, grazie alla palestra Italy CKA alla team Driss grazie sì, di cuore grazie. è stata una serata bellissima partita. grazie alla nostra Aurora sì, sì. Eh, anche, lei anche lei ha avuto un ruolo importante in questa trasmissione <ride> grazie, veramente vi ringrazio perché avete messo a conoscenza non solo mia e di Stefani quello che è lo sport e le arti marziali e soprattutto eh, la vostra passione, che è la cosa più importante che sapete anche trasmettere a chi viene qui. Ed è questo forse il vantaggio della forza della, da, palestra. Forza della palestra. Dico bene Mattia? Assolutamente Mattina? sì. Perfetto, grazie Stefani. Come è andata? Tutto bene? Bene. Sei stata bene? Quando torni a casa sei sempre felice. No? Oh, ecco. allora visto, dopo il kickboxing, sì. sì. no, <ride> il Krav Maga e, e il Tai Chi ci abbiamo anche Stefano che va via contenta sì, sì. e non è poco grazie alla nostra regia come sempre a Gianluca Ficola, Francesco alle telecamere ringraziamento all'Oxen comitato provinciale di Perugia della persona del suo presidente Giuliano Bagliocchi Asi, ah, sì, agenzia stampa Italia della persona del suo direttore Ettore Bertolini potrete rivedere questa bellissima serata puntata trasmissione in replica venerdì alle ore 16.15 sabato mezzanotte lunedì alle ore 16.15 sul canale 11 del digitale terrestre per la regione Umbria Rete Sole e sul canale 110 per Roma e la provincia di Roma. Oltre che i nostri social youtube www.retesole.it grazie di cuore per essere stati ancora una volta in ascolto con questa trasmissione l'appuntamento è per giovedì prossimo con una nuova puntata di Panorama Xen. A tutti buonanotte.